Lo abbiamo anticipato in apertura di giornale, parliamo di trasporti ferroviari, esattamente della tratta di Macomer-Nuoro. C'è un sit-in in corso, ci racconta tutto Maurizio Ciotola. Siamo sotto l'assessorato regionale dei trasporti per la protesta del comitato che cerca di ottenere il collegamento su una rete nazionale delle ferrovie dal comune di Nuoro, provincia, a tutta la rete regionale che è già scarsa di per sé. Diciamo che si è bloccato tutto perché la regione ha voluto affidare per altri fino al 2031, quindi noi dovremmo aspettare 9 anni per poter pensare di collegarci alla rete nazionale. È veramente stupefacente, è incredibile, perché è l'unico capoluogo in Italia e in Sardegna a non avere lo scartamento ordinario. Sì, noi facciamo una battaglia per la trasformazione della Nuoro-Macomer, comunque per collegarci alla rete nazionale, però è una battaglia per tutta la Sardegna, perché tutti i sardi possono prendere quel comodo treno. Possiamo dire che c'è un'assenza di diritti di cittadinanza, in questo caso per chi abita Nuoro? Assolutamente sì. Noi ci sentiamo dimenticati sia dallo Stato italiano, perché siamo provincia italiana dal 1927, e sia dalla regione, che non capiamo perché non voglia rompere questo isolamento che ormai dura da più di 100 anni. Siamo col sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris. Cosa determina a Siniscola questa carenza di collegamenti? Allora, posso dire questo, che Siniscola dista 45 km da Olbia e 45 da Nuoro. E siccome sia a Nuoro che a Olbia ci sono ospedali e scuole, di cui i ragazzi sono molto presenti, sarebbe un qualcosa di utile veramente per la comunità. Parlo anche dei malati. I malati, ci sono anche dei vecchietti, purtroppo, che sarebbe molto comodo avere questa convenienza. Mi auguro che questo succeda.